Un saluto a tutti voi dalla redazione e bentrovati all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, qualcuno lo avrà già appreso nel corso della mattinata. Ci sono 22 casi in più, 21 in città a Campobasso e c'è stata questa improvvisa impennata in attesa, tra l'altro, che fa salire la curva dei contagi. Appartengono tutti alla comunità Rom, quelli di Campobasso, 21, l'altro a Campomarino. Abbiamo collegato con noi quest'oggi il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. La città, insomma, è sorpresa, meravigliata, anche un po' impaurita di questa nuova situazione, che cosa possiamo raccontare oggi? Oggi dobbiamo raccontare questo, che noi abbiamo sempre raccomandato dei comportamenti prudenziali. Io non ho alcuna volontà di stigmatizzare dei comportamenti. Però dobbiamo rilevare che molto probabilmente qualcosa nei comportamenti sociali non ha funzionato nelle migliori delle maniere. Ieri abbiamo riscontrato un primo caso di positività e quindi, come facciamo sempre, abbiamo allargato la nostra indagine effettuando altri tamponi. E stamattina abbiamo purtroppo avuto questa notizia, che ovviamente non fa piacere, di riscontrare ulteriori 21 casi positivi nella comunità Rom. Oh, sembra che nel mirino sia finito un funerale che si è svolto, sappiamo, il 30 di aprile e che probabilmente è la causa scatenante di questo nuovo contagio. Le risulta è così? Ovviamente la certezza, io non sono un organo di polizia giudiziaria, quindi non lo posso avere, però dalle informazioni che noi abbiamo assunto nelle nostre indagini epidemiologiche sembrerebbe che l'origine sia effettivamente legata purtroppo a questo funerale, o comunque a quello che può essere connesso a un funerale. Posso immaginare dei saluti di condoglianze tra parenti. Si tratta di famiglie ovviamente molto numerose, quindi da qui poi l'incidenza del fenomeno. Ma quando prima mi riferivo appunto a dei comportamenti sociali che noi abbiamo sempre cercato di raccomandare di non utilizzare, mi riferivo proprio a questo, perché se la circostanza fosse questa, ovviamente è implicito, cioè il 30 aprile non era possibile incontrarsi neanche in case private, insomma, non parlo tanto del funerale, ma se per caso si fossero incontrati in case private, ovviamente non era un comportamento possibile. Ovviamente queste sono delle nostre supposizioni, perché non vogliamo assolutamente criminalizzare nessuno, lungi da noi, anzi il nostro compito è curare le persone. Però dai fatti sembrerebbe che, insomma, qualcosa del genere sia accaduto. Oh, direttore, noi conosciamo, diciamo così, l'atteggiamento consueto che hanno queste persone. Normalmente sono persone che più o meno si frequentano tra di loro. C'è la possibilità che questi contagi siano estesi anche alle comunità Rom di Termoli e magari di Isernia? Questo credo di no, spero vivamente di no. È ovvio che anche nel momento in cui noi ci stiamo parlando, stiamo effettuando, anche con l'aiuto di tutte le autorità che devono essere coinvolte, in primis il sindaco, le forze dell'ordine, insomma, perché è anche un po' complicato interloquire in alcuni casi. E quindi stiamo allargando la nostra indagine e già adesso stiamo processando ulteriori tamponi. Ci auguriamo di non dover riscontrare ulteriori positività. Ricordo a tutti che gli spostamenti erano vietati, quindi in linea di principio non dovremmo aspettarci analoghe cose su Termoli o Isernia, però non escludiamo niente e seguiamo tutte le piste, perdonatemi il termine. L'aspetto che possiamo considerare in qualche modo positivo in questa vicenda, in questa novità, è che queste persone sembra siano tutte asintomatiche, perché ci pare di capire che insomma i ricoverati restano 6 a malattie infettive, dunque la situazione resta sotto controllo almeno dal punto di vista sanitario. È così? E così, e c'è un'altra notizia positiva, che diciamo la persona più anziana di quelle che ci sono risultate positive è a 60 anni, ma gli altri sono tutti molto più giovani e purtroppo abbiamo cominciato a conoscere bene che questo virus è molto aggressivo nei confronti delle persone molto anziane.
E quindi questo è un elemento, insieme al fatto che sono pauci sintomatici, che ci lascia, insomma, essere almeno fiduciosi su questo aspetto. Direttore, le, sì, insomma, lei non è comunque Roberto Gravina, anche se compare questo sottopancia mentre lei parla, però insomma, i molisani ormai la conoscono talmente bene che avranno capito che c'è stato un errore da Chiedo parte scusa al nostra. sindaco, chiedo scusa al sindaco. La salutiamo dicendole questo, facendole dire questo, nel senso che tra l'altro avremo Gravina tra poco, per questo c'è stato questo errore. La salutiamo facendole dire questo, che comunque nell'arco di 2 giorni ci sono stati quasi una ventina di guariti, è così. Sì, se mi consentite, diciamo, se non avessimo avuto questo picco di 21 persone, le cose stavano andando molto bene perché ieri, vado a memoria, avevamo circa 163 casi attualmente positivi, quindi la nostra curva degli attuali positivi stava scendendo alla grande, nonostante il clamore suscitato dal valore famoso di R con 0, i nostri casi positivi stavano diminuendo molto. È ovvio che adesso questa situazione ci pone in una situazione di crescita. Noi ci auguriamo veramente che il fenomeno sia circoscritto. L'invito che mi sento di fare è sempre lo stesso, ma è rivolto a tutta la cittadinanza, appunto, quella di, ovviamente siamo in riapertura, però non dobbiamo dimenticarci che questa riapertura l'abbiamo conquistata con i comportamenti corretti. E quindi l'invito è sempre quello. Anche chi, insomma, ha pensato per un attimo di poter essere tornato in una situazione di completa libertà. Noi quando abbiamo sempre detto invitato alla prudenza era proprio per questo, perché purtroppo lo dobbiamo dire a chiare lettere, il contagio non è estinto e quindi le occasioni di incontro possono essere vettore di diffusione del virus. Quindi l'allerta deve continuare a essere massima.